Siamo a Roma, nel quartiere poco raccomandabile di Tor Bella Monaca. Nell'istituto Sandro Pertini fa lezione una insegnante supplente. I bambini della sua classe sono per lei ingestibili e allora partivano spesso e volentieri dei bei ceffoni. I colleghi, stupefatti del suo comportamento, hanno più volte cercato di calmarla, ma lei si giustificava dicendo che davano troppo fastidio. L'insegnante però era ignara forse della zona in cui prestava servizio e di chi fossero i figli che lei malmenava, alcuni della mala di Tor Bella Monaca. E così un gruppo di mamme arrabbiatissime decidono di fare irruzione nella scuola elementare, pestano la docente con violente percosse a tal punto da spedirla in ospedale. L'episodio è iniziato alle 8 del mattino, dove le mamme attendevano la giovane supplente, che quando è arrivata ha ignorato le loro proteste e tirato dritto, scatenando così l'aggressione. Prima calci e pugni davanti all'entrata, poi inseguita e malmenata anche nella stanza della preside. La dirigente scolastica ha dichiarato: «Pensavo la volessero ammazzare, non ho mai assistito a tanta violenza». L'insegnante è stata poi trasportata al pronto soccorso del Policlinico Tor Vergata, dove è ancora ricoverata.